È venuto a suonare qui nella stalla e lui non ci credeva, gli ho fatto vedere, incredibile, da quella volta ha detto: ma mio babbo vive fuori dal mondo, ma qualche legame col mondo, come ha detto lei, ma sai che la bassista, che è una ragazza che è venuta qui, il Capodanno italiano, ovviamente con un altro gruppo, ha suonato a Cavazzeria, lui era rimasto sorpreso, perché dopo io molte cose non capivo. Lui dice: è un posto dove si beve. Quando lui ha detto: cosa ha fatto babbo? In bottiglia il vino. A scuola, all'elementare, io dico: ma cosa ha fatto babbo? In bottiglia il vino. Che è una cosa che io faccio spesso, perché sai, la miscela è 54 litri in bottiglia. Adesso stasera, ha detto: ma gli altri hanno detto: ma bottiglia il vino. Allora, ma sì, mio babbo tanto riceve spesso tanta gente, e sono tutti ubriaco. Ha scritto proprio così nel suo compito scolastico: sono tutti ubriaconi e se va bene bevono una bottiglia, una damigiana da 54 litri. E gli altri non sapevano neanche più cosa fosse una damigiana da 54. E poi ha scritto un'altra volta: se c'è molta gente anche due damigiane di vino. Capirai, cazzo, due damigiane di vino, ma cosa fanno in quella casa? E dopo, all'elementare invece, ha chiamato la mamma, ha detto: questo bambino bestemmia in romagnolo. No, elementare, ho sbagliato, prima dell'elementare c'è l'asilo. Allora la mamma è tedesca, ha detto: sì, suo padre è un romagnolo. Ah, va bene, cioè non è che ci può essere un problema, bestemmia in romagnolo, perché diciamo, porco Dio, porca Madonna, eccetera, no? E allora, per qualsiasi cosa che è un po' strana, sogno, bestemmia in romagnolo. È interessante però che gli insegnanti abbiano sottolineato che bestemmiasse il romagnolo, non in urbinate. Bella, no? Quando ho fatto il compito, mio babbo cosa fa di mestiere? In bottiglia il vino. Degli altri figli di banca, di banchieri. Ma chi è questo qui? Dopo dice: ma chi è sto? E dopo vedono la mamma, che è un'altra persona. Il padre di mestiere è un imbottigliatore di vini. Ah, ma quello ti vedo che fa quello. No, ho detto, dopo, sì, dopo le voci circolano, sanno benissimo che sono io. Sì, sì, no, mi immagino. Ah, tu sei il figlio. Sì, e allora, sì. Le poche volte che si sono andato a accompagnare il figliolo a scuola, il bambino mi ha detto: sai cosa mi dicono? Ma Leocò, tu vieni a scuola col nonno? E lui dice: ma no, è mio babbo. Ma lui è tuo nonno? Perché gli altri sono la sua età, i genitori di Leocò, no? Forse anche la tua potrebbe avere. Te l'hai fatto a 46? Sì, perché io ho 61 anni, ne ha 13. E allora dicevo: cazzo, ma tu vieni a scuola col nonno? Dice: no, è mio babbo. Poi quando prendevamo a volte insieme l'auto, diceva: ascolta, non mi salutare, perché io non voglio dire che tu sei mio babbo. Ah, sì, però queste cose, sì, sì, no, adesso non più, però 2-3 anni fa. E poi mi è venuto in mente anch'io, che non so, andavo a scuola a Cisina, per l'università a Cisina, e se c'era mia mamma mi vergognavo. Secondo me è una cosa che si può ripetere. Io ho sorriso perché mi sembrava, però lui me l'ha detto con candore, hai capito? Beh, questo figliolo, insomma, stravede per la mamma, ma io sono quando l'ha descritto a scuola. Ma, e lei quanti anni ha? La mamma ha 50, anche lei ha concepito il figlio tardi, perché Katrin ha, non sai esattamente, non so, 61, 52 forse, 52 anni, era divertente. Però quando lui celebra il compleanno, Leucò compie gli anni l'11 gennaio, festeggia qui perché io cucino e gli altri suoi compagni di scuola sono contenti di venire, perché un anno, non so, gli preparo le pizze, oppure siccome io levo i maiali faccio le salsicce, e poi gli dico di invitare gli amici nordafricani o musulmani dell'est Europa, e a loro preparo altro, sempre, ma per tutti. Ho detto: tu devi invitare tutti e devi dirgli di non portare nessun regalo.
basta con le divisioni di classe, gli dico io. Poi ci vogliono venire anche i fighetti o le fighette, che sono le madri di questi ragazzi, o i rincoglioniti, i genitori, i madri, va bene. Però tu devi dire, lui lo dice, questo mi piace. Voi dovete venire e non dovete portare niente. Mio padre prepara da mangiare per tutti. Se non mangiate la carne di maiale, mio padre fa altre cose. Questo mi piace. Secondo me, nel cuore, naturalmente, è più vicino alla madre, perché la madre è una donna di mondo, una girovaga. Poi è quella che gli ha insegnato le lingue che io non possiedo, io sono un ignorante. Però quando c'è da cucinare lui si rivolge a me, perché lui sa che io amo cucinare, che cucino forno legna, gli faccio le pizze, eccetera. Questo è anche bello, che un bambino, un ragazzino, adesso ho 13 anni, un ragazzino, prende il meglio di ognuno dei genitori. Secondo me è la cosa più bella, non credi? Poi dopo se con fra me e sua madre, sai, le cose vanno bene, è già molto che in fondo siamo stati insieme forse 15 anni, che non è poco, no, forse anche di più, però dopo sai, una certa età, uno forse anche 20, non saprei. Però l'importante è che io mi sono sforzato molto di, perché ognuno deve fare un suo lavoro, e poi beviamo una bella bottiglia di vino bianco, cattivo, perché il figlio va oltre. Adesso tu hai due figliole con quei nomi, chissà cosa farai. E io mi sono sforzato molto, perché però ho capito che il figlio, i figli vanno oltre di noi. Quindi devo accettare, anche se a volte non sopporto più la madre, e sicuramente lei non sopporta me, in nome del figlio o delle figlie bisogna cercare di essere diversi. Per, io so che se io facessi il matto a quattro e cominciassi a fare il diavolo, come ho fatto più volte, per Leucò sarebbe la fine, mio figlio, il nostro figlio, mio figlio si chiama Leucò. Quindi è bene che lui possa, nonostante tutto, nonostante le diversità fra i genitori, trovare una sua via, hai capito? Non è facile, perché i ragazzini vanno, che colpa ne hanno se i ragazzini o ragazzino, bambini e bambine, se i genitori non si vogliono più bene? Nessuno. Però allora io purtroppo, ma purtroppo, no? Io mi sono reso conto, io non so insegnare molte cose, non sono didattico, ho cercato, però in qualche modo nella durata forse riesco a lasciargli un, spero, un segno positivo, che genitori diversi possono dare a un figlio impronte diverse, ma pur tuttavia importanti. Non so, ho avuto sì, non so. No, mi manca molto il ragazzino. Sì, dopo.